I dipendenti comunali rischiano di diventare una specie rara a rischio estinzione. In provincia di Treviso le cure dimagranti imposte nell'ultimo decennio alla pubblica amministrazione li hanno ridotti di mezzo migliaio, mentre nello stesso periodo di tempo la popolazione è aumentata di quasi 60.000 abitanti. Blocco delle assunzioni e taglio dei fondi stanno rendendo sempre più difficile, denuncia la CGIL, l'erogazione di servizi ai cittadini. Noi nella gran parte dei comuni abbiamo già ad esempio tutti i servizi, diciamo, diretti al cittadino, esternalizzati in particolare alle cooperative sociali, penso ai servizi educativi all'infanzia, alle scuole materne, agli asili nido, penso all'assistenza domiciliare. È chiaro che se non cambiano le regole, nei prossimi anni assisteremo a un'ulteriore spinta verso l'esterno di servizi che prima venivano gestiti dai comuni. Ma in comuni che hanno in alcuni casi a malapena personale sufficiente a far funzionare la macchina comunale, a rischio non ci sono solo i servizi ai cittadini. Basti pensare ai bandi per gli accessi ai fondi europei, un'opportunità preziosa per la quale i comuni devono però fare affidamento sui dipendenti provinciali, un ente dal futuro incerto. E a chi pensasse che diminuire dipendenti pubblici sia un fatto positivo, Bernini risponde così. I pregiudizi sono difficili da scalfire. Io mi auguro che da qua a qualche anno non arriveremo ad una situazione in cui i cittadini saranno costretti, se non altro per le tariffe che dovranno pagare per avere quei servizi, a dire forse ci sbagliavamo.